Già sei pronto per uscire? Bene, siamo qui, siamo con questa camera un po' così. Altro Oggi giro, molto la giovane altra regina cosa. Vittoria. Sì, la giovane regina Vittoria in una stanza di albergo d'epoca, molto chicchettoso, che facciamo vedere. Facciamo vedere. Ci abbiamo anche la jacuzzi. Chiaro? Bene, dove siamo? Dopo la sigla. Siamo a Cardiff, Welsh, Nostro Change Galles. Hotel. Bello quest'albergo, La molto nostra molto finestra è bello. quella, nell'angolo. Sì, siamo nell'angolo. Bella. Sì. Molto antico. Giovane regina Vittoria, mi sembra Ci stasera. piace assai. Procediamo. Palazzo Medio. Andiamo Bellissimo. alla baia. Bene, siamo al mare a Cardiff, nella baia c'è il Luna Park, gli appianacci. Procediamo. Oh, siamo tornati con gli Certo, ombrelli. improvvisamente siamo entrati che c'era, diciamo così, il sereno del supermercato, siamo usciti con la pioggia. Sereno, ora non saprei, Comunque però. dicono che è sempre così a Cardiff nel Galles. È tutto a posto, però la signora è stata troppo carina perché ci ha fatto usare la carta punti di un signore per avere lo sconto. Perché ho detto che la mia non funziona, perché è vero, non funziona, non sono riuscito a farla, ad attivarla. Ma va bene. Siamo arrivati alla, sul lungomare, vogliamo dirla così? Non è il lungomare, ma è una baia. Una baia, quello che è. Va bene. Oh, abbiamo questa splendida bandina col cuore, no? Troppo. Qua, vieni. Ma quella già Rosario! Hai visto questa panchina? Sì, l'ho vista la panchina. Va bene, carina, sederci sulla panchina e fare una foto. Siamo sulla baia di Cardiff. Moli. Cosa dire? Perché lì? Perché Jacopo risulta femminile invece che no. Ah, tutto a posto. Magari non sale. Che sarà questo? Tipo una capitaneria di porto, qualcosa del genere. E questa è la ruota. Andiamo di qua. Anche le giostre. Ok, il giro per la baia di Cardiff direi che è finito qui. Abbiamo solo preso vento everywhere. E a questo punto torniamo nel nostro bel albergo e ci andiamo a fare una jacuzzi, che però non potremo riprendere, ovviamente. Ci vediamo. Ok, siamo a Cardiff centro. Sul corso? Ma può essere. Per arrivarci abbiamo preso una littorina, una cioè, che fa dalla baia dove stavamo, dove siamo in Ma albergo, quando fino a avrà qui. fatto 1 chilometro? Ma non lo so, comunque 2 minuti, una vettura, 2 minuti e fa Nazaret, Nazaret. Tra parentesi, ricordiamo che Cardiff è capitale di È tutto a posto. A me questa l'idea, regione dal 55, dal l'idea a 1955. Catanzaro e Catanzaro di ritorno. Fa così. E quella era la ferrovia della Calabria. C'è anche la giostra. Procediamo. Alla fine di questo corso, che da una parte all'altra del corso è cambiato il tempo 3 volte, adesso è normalmente una Ah, provate ad allenarsi cinquanta. sul video, ma non funziona. Ed eccolo qua, il castello di Cardiff Castle. E adesso andiamo a vedere qui la cattedrale? Sì, forse. Io andiamo a vedere prima. Ah, vabbè, andiamo prima alla cattedrale che è qui. Eccoci qua, questa è la cattedrale. La cattedrale è veramente vicina al castello. Se questa è la cattedrale, il castello è là, molto molto vicina. E Andiamo a vedere l'avanti. puro o avanti? Quale sarà l'avanti? Cioè si entra dal campanile. Ecco, perché dietro è tutto così, guarda. Vabbè, ed eccola qua.
questo è il campanile e si entra esattamente da qua. Sarà gotica? Forse sì. Andiamo a vedere se ci fanno in tutte. Devo entrare. Ed eccola qua. Questa è la chiesa. Gotica? Perché il gotico è nato in Galles? Non lo so. Va bene, questa non è la cattedrale, questa è la chiesa di San Pietro e Paolo. La cattedrale è da un'altra parte. Ma procediamo. Siamo passati anche attraverso la pioggia. Io non ho parole. E siamo entrati all'interno del castello e adesso vi faccio vedere quello che si vede dalle guide turistiche di quello che potrebbe sembrare il castello. E basta, giro la telecamera, guardate un po' su questa collinetta e voilà, che poi forse è la torre normanna. Sì, è un insediamento che era preesistente alle mura. Ok. Giro panoramico. Siamo arrivati più sotto alla torre normanna e ci accorgiamo che c'è anche il lago, la pozza. Il lago fossato. È fossato. Vabbè, quello che è. Qua è la casa di Wills. Procediamo. Guardate che cosa figa questa pianta del castello. È scritta anche in gallese, in inglese, in gallese, è proprio un'altra lingua, non si capisce niente, è scritta anche che non si capisce niente. Siamo in un negozio di souvenir gallese, sento anche una musica celtica, può essere, ma anche qua c'erano i celti. Nel centro di Cardiff ci sono varie arcade, che sarebbero delle gallerie, molto stile Liberty, molto carine se posso dire. Dove ovviamente se ne cadono gli occhialini, papà. Stavo cercando quella roba, c'è una sorta di tortina di qui, che si chiama? Te la lasci. Ah, Welsh, vabbè. È scritto. Quello qua. Facciamo vedere queste bambole. Datemi il perché. È tutto a posto. Ok, siamo arrivati alla vera cattedrale di Cardiff. No, non è neanche questa. Ok, basta con le ciance. La cattedrale è questa. Sì, sì, sì. Voi vi aspettavate chissà quelle enormità. No, era più bellino quell'altra chiesa. Andiamo. Era meglio l'altra chiesa. Siamo andati da Marks & Spencer Food. Secondo me è un pancake con cioccolato, contains gluten, milk e non è questo, è quello di sotto. Vorrei far notare il succo che si è comprato mio marito. Compro un succo. Si può dividere. Ginger in moon succo. Avanti, assaggiamo questa cosa cake. Questa è la Welsh cake. E che sa? C'è il ginger, la cannella, questo sono pancake tipo. Ah, non farà malissimo. Cioè, siamo pronti per prendere la nostra navetta, quella roba lì, che fa avanti e dietro tutta la giornata, avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro, una sola fermata, 3 minuti. Questo e il lungo treno. 3 minuti dopo siamo arrivati a destinazione. Ok, direi che da Cardiff è tutto. Questo è un falso storico per sé. Sigla.